Voglio amarti nei pensieri, nelle mani. Un altro giorno verrà è il titolo del suo romanzo. Qual è l'idea che ha ispirato questo libro? Ma guarda, l'idea è una saga familiare al maschile, devo dire la verità. L'ispirazione è storia d'amore, io amo l'amore in tutti i sensi. E la vita di queste persone intrecciate da sofferenza, ma anche da tanta gioia, da tribolazioni, poi dalla rivalsa, dalla riuscita, tante cose, insomma, soprattutto però è intriso d'amore. E anche come, perché è un romanzo che attraversa tutto il secolo, ci sono anche dolori, come nella vita, insomma, via. E a proposito di questo secolo, secondo lei che cosa è rimasto del secolo scorso e che cosa non c'è più oggi? Ma una certa miseria, grazie a Dio, non c'è più, però non c'è più neanche quella generosità, quella disponibilità, quell'altruismo che c'era, purtroppo, devo dire, quando io ero per esempio bambina, anche se eravamo molto poveri, ma c'era un altruismo, una generosità che adesso si fa un po' più fatica a trovare, perché forse i nostri nipoti, i nostri figli hanno avuto un po' troppo, ma non hanno avuto nulla, forse non gli abbiamo dato quell'educazione che avremmo dovuto dargli, non lo so, va bene. Che differenza c'è, se c'è una differenza tra cantare sul palco, quindi emozionarsi sul palco, e emozionarsi per presentare un libro? Ma guardi, l'importante, io presentando questo libro, chi l'ha letto mi ha dato grande soddisfazione, perché ha detto ho pianto tanto, lo so che non si dovrebbe, ma vuol dire che ha commosso, per cui l'importante è arrivare alla gente, o cantando, o scrivendo, o recitando, o raccontando, l'importante è trasmettere qualcosa, questo è importante. Ascolti, dal libro alle canzoni il passo è breve, perché non ci fa una dedica a tutti i telespettatori marchigiani accennando ad una canzone? Io invece che cantare voglio invitare a ricordare, a parte il mio libro perché lo ricordo con piacere, l'ultimo Sanremo che ho fatto, perché tanti mi hanno visto, io ho cantato bene nonostante tutto. Allora la canzone Voglio amarti nei pensieri, nelle mani, è una canzone bella che io ve la dedico, ho già fatto. Come un sacco tanto, l'omaggio floreale.